Bambini, buongiorno. Stamattina andremo a visitare la città tra le più antiche del mondo, Matera. Vedrete che sarà un viaggio interessantissimo. Ciao ragazzi, ci sono anch'io. Sono pronta per la partenza. È un viaggio speciale per me. Andiamo insieme in Basilicata, la terra dove sono nati i miei genitori, a cui sento di appartenere. Forza, andiamo, che le maestre ci aspettano. Finalmente si parte. Pronti? Si parte! Seguitemi! Però questa volta, bambini, vi devo raccomandare una cosa. Fate attenzione perché il mezzo di trasporto questa volta non è il solito pullman, ma è un elicottero. Mi fa piacere? Sì, certamente. Allora venite. Matera, la capitale europea della cultura. È il 1993 quando la Commissione UNESCO decise di inserire i Sassi e le chiese rupestri di Matera nel patrimonio dell'umanità. La storia di Matera è ultramillenaria. Case scavate nella roccia, grotte e civiltà antichissime appaiono nell'età paleolitica. È nel 1200 che inizia la storia dei Sassi di Matera, dei rioni pietrosi, delle cisterne e delle chiese rupestri scavate nel tufo delle gravine locali. Luogo di vita, di bellezza e di miseria che si evolvono nel corso del tempo. I Sassi costituiscono un eccezionale esempio di civiltà scomparsa. I primi abitanti delle regioni recitavano il culto in chiese rupestri. Le chiese rupestri erano spazi di culto ricavati nel tufo, ma erano anche case, erano ricoveri, protezioni dalle cattive condizioni atmosferiche. Non c'è una differenza tra chiese rupestri e sassi, c'è una continuità di esperienze di vita in ambiente difficile. Notevole è il sistema di raccolta delle acque in queste terre spesso arse dal sole. C'è una rete ricchissima di cisterne, di percorsi sotterranei dell'acqua, che racconta quanto sia stato importante l'utilizzo e la conservazione dell'acqua nel tempo. In un libro presentato all'UNESCO, questo luogo viene definito giardino di pietra. La bellezza di Matera non è solo quella che si vede a prima vista, è anche quella ipogeo, cioè quella nascosta. Sotto la piazza principale della città c'è la grande cisterna che può contenere 5.000 metri cubi di acqua, dove tutta la città andava ad attingere l'acqua oltre che dai pozzi privati. Questo spazio, così come sta intonacato, è la chiesa rupestre del Santo Spirito, che risale tra l'VIII e il IX secolo. Alcuni dei numerosi affreschi rappresentano Santa Sofia e un santo non identificabile. L'insediamento dell'uomo, tagliato nella roccia, è durato oltre 9 millenni, in rapporto ai bisogni crescenti degli abitanti. A Matera i cieli e le stelle si possono ammirare sotto i piedi dell'uomo.